Vi siete domandati che fine facciano tutte quelle imbarcazioni che ogni mese trasportano centinaia e centinaia di emigrati clandestini sulle coste della Sicilia? Bene, per rispondere alla domanda basta fare un giro al porto di Catania per vedere tutte queste imbarcazioni ammassate e abbandonate lungo il molo del porto e sono semplicemente destinate ad affondare, così come è accaduto a questa imbarcazione che giace rivolta su un fianco qui lateralmente al molo del porto. In effetti queste imbarcazioni vengono innanzitutto sequestrate dalla polizia e poi restano in attesa della confisca da parte della magistratura, ma a causa delle lungaggini della burocrazia italiana rimangono per mesi e mesi qui al porto di Catania in attesa appunto di affondare. La gravità della situazione è enorme per due motivi. Innanzitutto perché queste imbarcazioni sono cariche di carburante, olio e acidi dei motori che inevitabilmente vanno a riversarsi nelle acque del porto in barba a qualunque legge contro l'inquinamento ambientale. Infatti ricordiamoci che a poca distanza dal porto di Catania pescano tranquillamente i pescatori che ogni giorno portano lo stesso pesce su tutti i banchi delle pescherie catanesi. Inoltre queste imbarcazioni potrebbero essere riqualificate e rivendute sul mercato legalmente, costituendo una fonte di guadagno per lo Stato italiano. Ma al momento queste imbarcazioni rappresentano una fonte di guadagno solo ed esclusivamente per i ladri che ogni giorno vengono a derubare materiali e macchinari da queste imbarcazioni. Dal molo centrale del porto di Catania, dove abbiamo visto le piccole imbarcazioni, ci siamo spostati ad est, dove una grande nave si trova abbandonata anch'essa qui, nel porto di Catania. È servita qualche giorno fa per far sbarcare circa 317 clandestini e da quel momento si trova abbandonata appunto qui, lateralmente al molo. Tra l'altro è facilissimo accedere a questa imbarcazione proprio perché, come si vede, ci sono queste funi che permettono di salire senza alcun problema a bordo. Ci siamo spostati verso la poppa di questa nave e possiamo notare che al secondo piano di questa terrazza ci sono dei barili di olio pieni in attesa semplicemente che questa nave purtroppo affondi rovinosamente qui sul fondo del porto di Catania. Tra l'altro possiamo vedere che le porte di accesso della nave sono completamente spalancate, evidentemente qualcuno è già salito a fare visita per cercare di depredare gli oggetti che si trovano all'interno. Spostandoci nella parte posteriore della nave, possiamo notare come questa barca sia già assolutamente inclinata. Questo significa che ha già imbarcato acqua e a questo punto tentare un recupero dell'imbarcazione sembra veramente complicato. Al di là di questo, vediamo che ci sono veramente tanti oggetti che potrebbero essere destinati ad un recupero, come per esempio i galleggianti, i salvagenti ed altri oggetti che veramente potrebbero essere messi a disposizione della Protezione Civile e di tutte le forze che ogni giorno si occupano di soccorrere gli emigrati che sbarcano sulle nostre coste.